Ciao a tutte ragazze, bentornate sul mio canale, sono Chris75, siamo qui per uno svuota la spesa del Carrefour! Sì, no, dai, come no, sì! Ragazze belle, buona domenica, sono le mezzogiorno e mezzo, siamo appena tornati animati da fare la spesa, infatti la spesa è sempre lì sul tavolo, perché per adesso è ancora così. Sono passate 3 settimane, inizio a bere molto meno male rispetto all'inizio. Logico, ci vuole tempo, pazienza, tanta pazienza. E più di così penso di non averla mai avuta pazienza nella mia vita. E niente, però mi sento molto meglio. Stanotte ho dormito meglio anche stanotte. Diciamo che ci sono magari delle notti che dormo meno bene e delle notti che invece vanno meglio. Le giornate sono eterne. Poi, tra l'altro, fuori oggi è una giornata stupendamente bellissima. E pensare di stare in casa scoccia un po'. E poi mi manca il mio lavoro. Mi manca il mio lavoro. Devo essere sincera, mi manca proprio tantissimo. Non vedo l'ora di tornare alla mia vita. Ci vorrà ancora tempo. Incrociamo le dita, aspettiamo che arrivi il 4 e niente. E la dieta del Maki sta andando benissimo. Siamo arrivati a 81,2 pesa. Si è pesato ieri mattina. E dunque ha perso 14 kg e qualcosa, dunque io sono soddisfatta per lui. Anch'io ho perso, peso 58,1, però va bene così. Ma io perché non sto mangiando molto? Perché non fare niente non ti fa venire neanche fame. E basta, ragazzi, adesso vi faccio vedere cosa ho comprato, le solite cose, perché sono sempre le solite. Ormai so a memoria cosa devo prendere, non ho neanche più bisogno del biglietto. Però, allora, iniziamo con la frutta. Allora, ho preso 2 confezioni di lamponi e mirtilli, che sapete che dato che c'ha la frutta, vedevo che non la mangiava, ho iniziato a sbagliare la Macedonia, vedo che la mangia, ma senza mettere zucchero né niente, e allora la prendo e la facciamo così. Poi ho preso una confezione di fragole, 2 di more, praticamente io la preparo e così la mangiamo per un paio di giorni, siamo a posto. E questi frittini qua, il Ribes. Così è una buona botta di vitamina rossa, no? Le arance per me. L'insalatina, perché al martedì abbiamo l'insalata. Però adesso, guardate, cioè, non tanto, però allora, questo movimento qui riesco a farlo bene, così. Non ho più nessun dolore a far così. Di più no. Cioè, alzarlo di più, cioè così, no. Però a questa altezza ci arrivo. Dunque, sono già con. E i movimenti così sono normali, come sono abituata a farli. Dunque, c'è solo bisogno di pazienza, lo ripeterò sempre. Pazienza. E io la pazienza ho scoperto di averla. Allora, poi il pane, ne ho presi 20 panini perché ho visto che la scorsa settimana con 15 non bastavano. E allora ne ho presi 20 questa settimana. Poi 2 confezioni di prosciutto, una per la fiadina e l'altra per il martedì quando abbiamo l'insalata, perché abbiamo anche il prosciutto. Poi 2 confezioni di peperoni, che li uso quando c'ha la verdura, perché gli piacciono tantissimo. Ho ancora delle zucchine da finire, infatti adesso uno di questi giorni faccio il riso, il giorno che abbiamo il riso lo faccio con le zucchine, così le faccio fuori. 2 litri di latte, uno serve, cioè, per la colazione del mate e in più per fare il budino. E al giovedì sera e venerdì a pranzo al budino. Poi un minestrone, che io prendo sempre questo qua della Orogel, quello leggero. A me i prodotti della Orogel piacciono un sacco, i congelati. Poi il pesce per me, per i 2 giorni che sono da. Uno lo mangio oggi, no, oggi a pranzo la carne e stasera magari mi faccio il pesce. E l'altro invece lo tengo o per domani o per giovedì che sono da sola a pranzo, che il mate è a scuola. Poi la carne che mi sono presa per me, ho preso il filetto di roast beef che mi piace un sacco e me lo mangio oggi. Lo taglio con la forbice come mi ha consigliato sia la Stefania che di Genova che un'altra ragazza di voi me l'ha consigliato. Poi la crescenza ne ho prese 2, che ce l'abbiamo lunedì sera. Il taleggio che ce l'abbiamo a mezzogiorno con l'insalata. Poi le mozzarelline che ce le abbiamo il giorno del risotto. Mi sembra il mercoledì abbiamo il risotto e abbiamo anche il tonno e le mozzarelline. 50 grammi mi sembra. Poi lo yogurt, questo qua mi piace tantissimo al mate e al cocco, allora gliel'ho ripreso per la merenda.
Il formaggio, quello per la piadina, quello che prendo sempre, questo qua, il fontal, c'è dentro 6 fette, ne metto 3 per 1. E il prosciutto nella confezione sono 4 fette, ne metto 2 per 1. Poi la sabbia del gatto la lascio qua perché non ce la faccio, poi me la faccio mettere via da mano. In tutto di spesa abbiamo speso, ho 4.000 punti, devo togliermi, adesso la prossima spesa me ne faccio togliere, 98 euro. Andiamo avanti. Ho preso la piadina, quella della Lorina, Loriana, scusatemi, che ci piace proprio perché è quella che assomiglia di più a quella che si mangia a Rimini. Poi il caffè, quello rosso, che è quello Espresso Roma, che secondo me è il più buono della Dolce Gusto. Il budino, quello della Elac. Poi biscottini, perché croccantini ne avevo ancora, allora ho preso solo i biscottini, ne ho prese 3 confezioni, così siamo a posto anche per i gatti. Poi il tonno, quello con un filo d'olio, che è quello un po' più buono, è, diciamo, è un po' più leggero, però non è proprio naturale, che quello naturale sembra di mangiare scatolette dei gatti. Ma mi fa venire in mente le scatolettine quelle dei gatti. E ho 2 di queste, perché ci serve per quando abbiamo il riso. Poi, tovaglioli, questi qua della Foxy, stavolta li ho presi verdi, l'altra volta li avevo presi rossi. Poi, un pacchetto di pasta, perché l'ho quasi finita, quella bio, la Carrefour. Il cioccolato per il mate, sempre per la merenda. Naturale, che è quello più buono, questo qua della Lindt. Peperoncino, per sempre per il mate, perché a me non piace, peperoncino, ma lui va molto ghiotto. Eccolo lì, il narattino. Vieni a salutare le ragazze e le cicche. E grazie a Matteo che mi porta la spesa. Mi metti via la sabbia, Nini, che quella non ce l'ha fatto a spostarla da lì. E ringraziamo il Mati che mi dà una mano, mi ha aiutato a portare la spesa, mi aiuta in tutto. E grazie. Cosa volete che gli dico? Grazie. Oggi esce con le sue amiche, guardate com'è smagrito, gli si vedono tutte le ossicine ormai, guardate, sì, gli si vedono tutte le ossicine, sta venendo un figurino, dobbiamo misurare l'altezza, Mati. Vabbè ragazzi, adesso chiudo questo video, così poi lo carico e ve lo metto per domani e niente, vi voglio un sacco di bene e come sempre, se questo video vi è piaciuto, pollice all'insù, se non vi è piaciuto, pollice all'ingiù. Lo capirò. Se non siete ancora iscritte, iscrivetevi, attivate la campanellina perché i video li metto ogni tanto. Un bacione.